splendida giornata di gennaio, ci sono 12-13 gradi e oggi sto cercando di raggiungere la vetta del Cornizzolo partendo da Eupilio. Sono partito da 5 minuti e possiamo ammirare il panorama che si può vedere da qui, i laghi prealpini e sullo sfondo, in mezzo nella foschia, si possono vedere i grattacieli di Milano. Sullo sfondo del panorama si possono intravedere gli Appennini. La strada è bella, asfaltata, è chiusa al traffico ovviamente, e il cartello mi dava 4,5 km alla vetta. Dunque ho preso il sentiero pedonale che mi permette di tagliare i tornanti della strada carrozzabile. Abbiamo una panoramica qui e niente, il vento si è un po' alzato e tra le fronde degli alberi si può vedere da questa parte giù il monte Bollettone e un po' più in alto il monte Palanzone. Sentite il forte vento che si è alzato, quindi la vegetazione si sta diradando, come si può vedere il bosco è finito e si possono vedere meglio le montagne del triangolo Mariano. Questa è la strada che ancora mi aspetta, che si può vedere benissimo e la giornata è più che bella. E niente, adesso ho ripreso la strada carrozzabile perché il sentiero era finito, magari ci rientrerò più tardi. Dunque ho girato la montagna, quindi sono un po' più riparato dal vento e da qui riesco a vedere la croce del Monte Cornizzolo là in cima, che è il punto dove devo arrivare, mentre da quest'altra parte, dietro agli alberi, si può vedere l'Ecco, il Resegone, però mi sa che non si vede perché ci sono davanti gli alberi, ve lo farò vedere dopo. Ecco, sono sotto all'ultimo tratto che sarà un sentiero e da qui si può vedere bene la pianura, Milano e qua sotto la città di Lecco, il lago di Annone e qua il Monte Resegone. Adesso giro la curva e imbocco l'ultimo strappo per arrivare su alla croce. È iniziato il sentiero finale, super ripido, che mi porterà proprio sulla croce del Cornizzolo. Si può sentire il vento e iniziamo a vedere giù un po' il panorama e ci vediamo in cima. Ancora 10 minuti di strada e sono arrivato. Sono finalmente arrivato sotto la croce del Monte Cornizzolo. C'è un vento fortissimo, ma allo stesso tempo c'è anche una visuale che lascia a bocca aperta. Guardate pure cosa si vede. Da qui praticamente abbiamo uno scorcio di tutta la pianura padana. Vedere cosa si vede anche nel versante nord. Qua abbiamo il triangolo Lariano, qua abbiamo il lago di Como, come si può vedere le Grigne, il Resegone e qua la città di Lecco.